Here we go, boys. Debug. Blue stuff. Ah no, siamo in Jungle Outpost 2, però. La seconda canzone più bella del gioco. La prima è quella di Jungle Outpost. Superato la schermata e il get ready. Ah, però siamo bloccati qua un attimo. Mi preoccupa sta cosa. Sinking. Vai Tekken che ce la fai. Yes! Grazie Murray. Ah giusto, visto che ci siamo. Quando avete dei match nel TPC, in qualsiasi match, non è importante che sia il primo, il secondo, il terzo e il quarto, però non skippate la vostra intro, che almeno riesco a tagliarla facilmente per il video da postare sia su YouTube che su Twitch. Si sta studiando Pianto. Anzi, Zephyr Call dal momento è in leggero vantaggio su Pianto. 1-1. Ah, non crede nel 2. DB2 whiffato e addirittura lo step sullo spring kick. Ma se il primo non funziona, il secondo entra. The damage al muro. Round 2. Il recupero di Pianto con quello spring kick. Visto perché ogni tanto è giusto tirare la stessa roba, anche se ha fallito la prima volta, perché la seconda volta ti porta alla vittoria. Cercava la combo Zephyr Call. C'è Punish. Non ho idea di quanto sia quella roba lì di Evil Jin, so solo che si può punire. E con FF3 Pianto. Secondo round per lui. No round brown. DF2 dal nulla. Rimettere dentro, togli i tasti. Mi fanno cagare Sanwa. Ben due tasti, mi sono rotti i gancini. Ah, ecco. Allora, ah no, aspetta, i gancini, quelli per piazzarli su. Ah, adesso ti ballano i tasti. Vabbè, non costano tanto i tasti, Li trovi a 20 euro. Che meno. Della stella del leg. Niente, Zephyr Cold, se c'è veramente un problema di lag, a parte che a guardarlo non sembra che ci sia sta gran lag, però mi sa, Zephyr Cold, che ti conviene prendere un PG tipo, che ne so, Lucky Chloe o qualcosa del genere. Lucky Chloe o... No, però... sì, però forse può funzionare, Era meglio, ok. Akuma players che vengono a dare dello spammone agli Asuka. Che belle scene. Quelle scene che ti rimangono nel cuore. Scusa, boomer. Non vorrei evitare di comprare 200 euro di stick, ma di provare a comprare dei pulsanti, ma sì. Però quelli te li dice Zephyr Cold, che a me ha consigliato la leva e mi trovo relativamente bene, dai. Oh, è praticamente uguale a quella che avevo. Se anche con quelli nuovi ho problemi, allora so che è la PCB. No, Dave. Non ti intendi di tasti? Oh no, che non è la stessa leva. Ah, è proprio la stessa. Come mai riesco a fare Wave Dash meglio allora? È tipo un placebo? È perché è la nuova leva? Fa vedere, Dave. Ma il pomello gli ho lasciato lo stesso. Il pomello è lo stesso di prima. O meglio, c'era questo qua rosso, ma mi faceva schifo. Ops, ecco, è andato il pomello. C'era questo rosso, ma rosso mi fa troppo schifo. Comunque contro Pianto laggano tutti. Lag infame. Ma no, io non laggo in quel senso con Pianto. Io con Pianto laggo nel senso che si gioca bene, fino a che a un certo punto il gioco non decide di droppare dei frame. Vorrei sapere da chi se ne intende se questi tasti di leva sono buoni.
Crown. Poi i Crown sono famosi. La leva non lo so, ma i Crown sono i migliori coreani, no? È la marca migliore coreana. 1-0 nel frattempo. Se sono più nuovi, no? Quello non lo so. Attenzione, c'è il recupero. Recupero. UFF2. Demon Po. Ah, il whiff. Il whiff punito con D4. DB2. Ma cos'era quella cosa? Non lo so. Incredibile. Buonasera, Yui. Demon Po ancora. FF3 D4 e con la ginocchiata pianto andrà pure a muro, credo. Yes. Bam 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 bam. I danni 1-2-2. Ah. 6-0 per pianto. Unstoppable pianto. Oh mio Dio. Com'è quando osta Yui, Luca osti anche te. Grazie comunque anche te, Luca. Tanto che ci sono, prendo anche la leva, così la provo. Se mi piace mi tengo la mia. La leva quella non so. Magari Yui sa cos'è. I Crown sicuramente sono buoni, perché Crown è la migliore marca di pezzi. Almeno la leva. Le leve coreane Crown sono famose. Crashato ancora? Next time. Ma se ti ho anche ringraziato. Ma io posso iscrivermi al torneo ad aspettare che la gente mi sfidi? Sì, puoi mettere su Discord, io sfido chiunque. Ah, toh! Ha accettato Dark Vide, se vuoi. Però sì, su Discord, se vuoi sfidare chiunque, puoi mettere... Cazzo me ne frega, se c'è un posto libero una sera, tenetemi da conto. Però sappi che se tu dici io ci sono sempre e non ti presenti per due sere di fila, ti si... vengono tolti i punti e vince l'altro, Quindi conviene prenotarsi ogni volta, piuttosto che dire ci sono sempre io. Se vi organizzate... Per venerdì non c'era anche un altro match. Ho appena notato che Zephyrcold è crashato ancora. È crashato ancora. Ah, shit. Io ci sono sempre quando riposo? Quando è che riposi? E in palio, oltre ai big money, ci sarà anche questa leva conciata malissimo. No, però mi basta... Anzi, no, cazzata, non è nemmeno conciata male. Rispondo. Sia Dark Vite contro Dave. Quindi c'è il secondo, c'è posto per il secondo. Ora è sulle tigri. Oh, shit. Se non le vedi vuol dire che non va. No, proprio adesso che avevo imparato a stepparle. In realtà un paio di volte te l'ho steppate pulite col launcher. Però di match seguenti non l'ho più fatto. Speedy ha un Quamba. Non mi ricordo il nome. Volevo ricordarmelo, però me lo sono dimenticato. Che ci sono quando rispondo? Ma cosa vuol dire ci sono quando rispondo? Come, allora facciamo così, ci sei quando rispondi, nel senso che se sei in chat e non ci sono più di due match, ti si tiene da conto che se non rispondo non ci sono. Wow, wow. Però sappi che se ci sono due match prenotati, Yui, non posso darlo anche a te così. Un po' un problema. Non riesci tipo a prenotarti una sera e ti tieni libero per quella sera lì. Toh! Ho un nuovo stick. Ah, Karaf, ecco come si chiamava. Che bello, è strabello il rumore del... Aspetta, perché c'è quello da 4? Ma ho su quello da 8 in questo momento. Dave, che stai facendo? Sotto la scrivania. Ah, non posso farlo vedere in stream. Ma non l'avevo appena cambiato. Dove è finito? Non mi dio, l'Alzheimer. Ma non ho cazzi di sfidare gente, quindi faccio quello che si fa sfidare, ok?
Beh, se vuoi, appunto, c'è Dark Vibe, però, visto, ad esempio, no, Yui, ad esempio, questa sera abbiamo tutti i match prenotati. Se vuoi, c'è un posto venerdì. Se tu mi dici, ok, venerdì penso di esserci, vi tengo il posto a te, Dark Vibe. Round one. Nessuno ti sfida, io sfido Yui. Easy. Voglio sfidare io Yui. Vediamo se nel frattempo Zephyrcold riuscirà a prendersi il 3-2 o se Pianto andrà sul 3-0. Crashato ancora? Ma no, no, ecco, sono stanno giocando. Per iscriverti, basta che dici sfido X su Discord, in prenotazione matches scrivi sfido chiunque. E se qualcuno ti sfida, si prende un giorno e si fa la sfida. Round two. Fight. Il sabato si possono fare tutti i match che volete, in settimana massimo due per serata. Toglie più di una combo a due barre, amore di Akuma. E ciao. E ciao. Le piacerebbe ad Asuka. A parte quando ci sta Metal Gear, esattamente. Anzi, se ci sono troppi match, Metal Gear si skippa. Ecco, intendevi questo, vero, Sputafuoco? Ah, tutta un'altra cosa così. Oh, lo prende con lo svolazzo! Ah, muro, c'è stata una laggata pesantissima, ma Zephyrcold non importa. Perché si sta per portare a casa il 2? Yes! 2-1. Round 4. Asuka non ha le barre, quindi nerva Asuka. Am I right, boys? Castoro Abib, mashallah. Pakistano. Tra l'altro, sì, bisogna tornare a dire. Non bisogna più dire pakistano per dire uno bravo a Tekken. Bisogna tornare a dire coreano, visto che in Grand Final oggi c'erano due coreani. Zephyr mi sta facendo emozionare. Calmi, calmi. Non jinxate Zephyrcold. E invece con 1-1-2 si porta a casa il 2-1 per Zephyr. Per Pianto ancora per ora. Come non entra? No, è una presa diversa sto cesso. No, non posso avere il secondo stick. Ah, invece sì, è entrato. Contro chi gioco? Bastianich Nane. Ti sta aspettando da 3 settimane, Bastianich. Il lag ha interrotto i 5 elettrici Zephyrcold. Ma a quanto pare la lega allora gli sta tornando utile a Zephyrcold. Se l'è vinta questa. E si sa, Nane, che Bastianich non devi farlo aspettare. Altrimenti ti. Boh, non so cosa fa. Non guardo MasterChef dalla prima stagione. Pianto Yaxa, ma tutto un falso. Pianto è Tekken God Prime in realtà. Non ti so aiutare, Speedy? Davvero non te intendo? Mi sono perso della roba allora. More like leg switch di Axa. Ma hai appena vinto! Ah no, era Luca che l'ha detto. E sta giocando con il pad della PS4. Un hitbox. Fai la transizione completa, Dark Vide. La transizione finale per essere un vero Akuma main. Akuma col vestito, quello con la cintura che smatta. Hitbox fatto chiaramente a mano da Akudesin. Poi cos'è che hanno gli Akuma? E bah, Akuma. E combo da 100%. The best around.
Ma allora non mi devo iscrivere da nessuna parte? Sei iscritto su Discord, sfido chiunque? Buona, tecnicamente sei dentro. Se qualcuno ti sfida, si fa il match. Però te l'ho detto, due match, massimo sono due match a serata in settimana e il sabato quanti ne volete. L'effetto figo delle scritte in overlay? No. Metti conto Graveyard. Devi dirgli di passarmi la sua PS4 allora. Hitboxing customizzato con Akuma dipinto a mano però. Da te chiaramente. Con amore. Sai cosa Darkvai? Ti ricordi all'inizio quando ti amavo? Quando amavo il tuo Akuma? I pakistani me l'hanno fatto odiare, te lo giuro, è colpa loro. Tutti questi Akuma, purtroppo non mi hanno. Mi lasciano con l'amaro in bocca adesso quando vedo Akuma. E mi dispiace perché è anche un personaggio figo. Tanto sembra che un outfit migliore. E infatti si è preso un round. Buonasera Jaycar, stiamo facendo i match in questo momento. C'è Pianto contro Zephyrcold e poi ci siamo io e Castoro. Unico solo. Magari non unico solo, però che conoscevo, sì. Norm is out. Ai ai ai, si mette male per Zephyrcold. L'unblockable a muro. Oh, a dir Pianto fortunatamente non approfitta completamente, ma... Trottolino! Trottolino! Oh, what? CD1, no, si è abbassato! E Pianto con una Rage Drive si porta a casa il 3 a 3 a 1. 3 a 1.